Evasione e tecnico. Ah, per danni fisici ne prendo meno? Quindi tu consigli comunque lo stabilità? Elimina le reazioni ai danni, previene gli effetti del vento, protegge l'udito, fornisce resistenza. Madonna, ma un sacco di roba ti dà, è sgravo, vai, metti. Anche è per bravo, i ruggiti. Però devi solo stare attenta a non correre. Sì, hai 20. No, vabbè, non è detto, cacco. Magari è semplicemente magro. Ecco, di questo mi stavo ammazzando perché con un morso, anziché buttarmi via, sono rimasto fermo e me ne faccio un altro. E poi non voglio sentire commenti dispregiativi su chi è basso, perché vi ricordo che l'uomo della mia vita è Tom Cruise. Ed è perfetto, così com'è. Sì, comunque sto riuscendo a menarlo ed è bellissimo. È tutto molto bello, molto fantastico. Vai, gli ho pure agganciato la faccia. Ma è l'arcitemprato, vero? Sì, ok. Tipo, volevo la risposta alla mia domanda. Tac. Perché non mi sembrava facesse grossi danni, boh. Cacco, l'ha addormentato. Arrivo. L'importante è che una persona sia proporzionata. Poi che sia alta, bassa, è uguale. L'importante è che sia proporzionata. Wow, 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 wow. Aspetta, i 20 del Kushala non mi fanno niente col suo set, cioè non mi fanno neanche danno o sì? Danno me lo fanno. No, non ti spara fanno... via, i tornati fanno comunque okay. Danno. Ok, vediamo se si avvicina. Ah. Comunque le capriole le hanno copiate. Madonna, un pelo della lilo in bocca adesso. Io e Cacco lo stiamo rislippando, eh. Dorme. Lili, non vedo niente, spostati. Io non ho bombe per te, lo giocare. Ce l'ho io. Fate, metti, Lili, togliti. Oh, piace che mi guarda in quel punto. Oh, te ne devi andare. Tecnico. Madonna. Ci sono peli che svolazzano dappertutto. Ah, il boss reale, ragazzi, è la Lili. Mamma mia. Gatti a pelo lungo sono i veri boss. Chi è che spara i flash? Non io. Bella, l'ho fatto cadere. Flash e Switch Axe non vanno molto d'accordo. Però mi lanciate da tutte le parti. Per me siete voi il vero nemico. È andato. Per saltare giù ho pure dodgiato un paio di colpi. Buono. Allora qua c'è il Paratod lì in fondo. Se riusciamo a paralizzarlo ci possiamo fare un bel po' di danni. Sì.
Ecco, dov'è cacco? Al para? Sì, è qua, è il rospettino giallo. E che... rimaniamo qua, lui fa un attacco in cui ci salta addosso e noi attiviamo il... Va bene, dai, allora facciamo così, vengo anch'io. E così sono già pronta poi per attaccare, sono già lì vicina. No, niente, l'ha colpito il Kushala. Quando ho colpito cacco. Sfiga. Oh, il mantello stabilità, vai. Io inizio con gli stichi. Vai. Io mi stabilizzo. Viene giù. Detente, madonna, quanto è passivo. Ah, l'ho preso. Dorme. Porca boia. Smetti. Stavo attaccando, raga. Purtroppo sono tre attacchi concatenati. Erano già partiti. Ho provato a interrompere in ogni modo rotolando, ma... Scusa, cacco. Sorry. Ma finché lo tieni lì e fa quegli attacci... Esatto, infatti. Qua è perfetto. Riesco anche ad agganciarlo, sì, ce l'ho fatta. Manca. Carica. Vai, rovesciato. Ma non gli prendo la coda, si è glitchata sotto. Finito lo stabilità, sì. Adesso se ne va. Sì, sta andando via. Ormai lo capisco dalla musica. Vai che... Ho il tecnico. Se riusciamo portiamolo qua sotto all'altra stalattite, così gli fai in testa. Sì. Ok, e allora sì. Combattiamo qua. Vengo dove sei te. Eccolo, sta arrivando. Vai sotto. Quasi preciso. Vieni. Oh, là. No, non l'abbiamo preso. Lei va bene. Questi ruggiti. Oh, è sceso finalmente. È durata poco. Testa a me stava cadendo la starti. Tu. Nonna. No. Ogni volta che cerco di agganciarlo e mi fate saltare per aria, mi salgono tante di quelle madonne.
Beh, guarda il lato positivo, ti spingiamo via così non ti colpisce. Ma il cavolo! Non mi colpisce lo stesso! Ti stiamo salvando. Non mi state salvando un cavolo, riesco a evadere tutto qua. Il problema è che mi avvicino e voi mi date un'esplosione in faccia e quindi mi sbalza indietro. Ah, su rinnova del Final Fantasy. Ok, adesso ho capito. La vita recupero. Occhio. L'ansia di vivere, sti ragazzi. Ecco, questo è il momento più bello della fight, perché se non lo ammazzi in fretta inizia a spammare tornadi ovunque. Vi odio voi le vostre esplosioni. Cioè io non solo devo evadere i suoi colpi, devo anche evadere le vostre cacchio di esplosioni. No, 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 no. Riesco a agganciarlo adesso. Dai! Saluto. Dio! Sono stunnata. Con pochissima vita, però ce la posso fare. Col mio colpo ti ho tolto lo stun. Grande, sì. Vabbè, mi metto la stabilità ora. Mi mette lo stabilità, non dovreste rompermi le scatole neanche voi con quello. Solo che il problema è che è sotto lì e non posso starci. Dai. Perché non si muove da lì? Perché è infame. Posso andarci lì? Dai, pusha là. Oh, posso. È mosso dove è andato da un'altra parte. Oh, oh, raga, gli ho tagliato la testa. Cioè, non avete visto proprio. Attacco in salto con la mia Switch Axe sfoderata in spada. Ha fatto proprio. Ragazzi, avete visto la testa che rotolava via mentre saltavo? Proprio gli ho tagliato la testa con una violenza. Cosa cacco? È buono, main DPS. Mamma mia! Che cosa super pro! Stai buono, cacco! Non hai le prove! Non c'è il DPS meter! Fortuna! No, dai, non ho fatti di danni le poche volte in cui sono riuscita a menarlo! Vabbè! Mi ha dato 4 flusso pietre! Che culo! A me una per le lance! La campione! Aste, lancia eroe, spade e aste eroe. Non male. E poi guarda, cioè, cosa fareste senza l'esperta di caccia?